Sono stati consegnati 7 dei 24 alloggi del progetto Case destinati a foresterie per gli operatori dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. La lotta al Covid-19, infatti, con i ritmi serrati di lavoro, non è sempre conciliabile con i tempi di spostamento e di riposo necessari agli operatori. Il Comune dell'Aquila ha così messo a disposizione i primi 7 appartamenti nel progetto Case di Roio 1 per agevolare il lavoro dei sanitari nell'ospedale regionale. Nelle prossime settimane saranno consegnati gli appartamenti rimanenti. Questo è un appoggio molto importante e molto rilevante perché significa aiutare e supportare ulteriormente il personale impegnato in prima linea in questa battaglia che direi quasi una guerra, nel quale appunto noi abbiamo sempre cercato di porre particolare attenzione al personale e questa iniziativa, questa esigenza manifestata dal personale, soprattutto quello che abita lontano dalla sede di lavoro, appunto è stata accolta questa istanza e grazie al Comune oggi si realizza la consegna di queste prime alloggi che saranno appunto destinati a quel personale in prima linea e che questi alloggi garantiranno, vista la vicinanza anche alla struttura, un più rapido recupero psicofisico di tutto l'impegno che giornalmente mettono in atto per appunto fronteggiare questa emergenza.